Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2024, Mark Voice. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato al di fuori della Declaratio. Questa è la Declaratio di Benedetto XVI. Qui Benedetto XVI ha utilizzato 3 volte la parola Ministero Ministerium. La prima volta che ha utilizzato ministero lo ha spiegato in maniera tecnica. La terza volta che ha utilizzato la parola ministero lo ha spiegato in maniera discorsiva. Chi l'ha letta per bene, personalmente, anche solo in italiano, lo sa già. Ma dopo andremo a rivedere la spiegazione tecnica. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato nella Declaratio. La Declaratio, questa sconosciuta. L'unica accortezza di latino che occorre avere è che le prime 2 volte che incontrate la parola ministero nella traduzione vaticana in italiano le dovete sostituire con la parola ufficio, perché Benedetto XVI nell'originale in latino ha usato 2 volte la parola munus, ufficio, e 3 volte la parola Ministero, Ministerium. Tutto qui il latino che c'è da sapere. Non occorre conoscere la lingua latina. Tra parentesi, chiaramente i fedeli nostalgici «noi sappiamo che è solo colpa del concilio» spiegheranno la differenza tra l'originale latino e le traduzioni vaticane con la loro convinzione che Benedetto XVI, essendo un modernista e dirigendo il Vaticano certamente per filo e per segno e con pugno di ferro, dopo aver scritto la Declaratio con 2 munus e 3 ministerium, poi nelle traduzioni con le 5 volte di ministerium, avrebbe utilizzato un'ultima volta la tecnica modernista del dico e non dico, affinché i futuri modernisti potessero smantellare il papato. Loro diranno così: la versione tedesca è una antitraduzione, ma noi andiamo avanti. Ora, prima di leggere la Declaratio, per capire il ministerium di un papa, secondo Benedetto XVI, cominciamo con 2 esempi banali. Se uno dice che per dirigere un partito politico è necessaria anche l'energia fisica, ma che attualmente l'energia è diminuita per svolgere questo impegno, cosa intenderà con la parola impegno? Oppure, se un nonno dice che per gestire i bambini occorre una vigile attenzione, ma che ormai la vigile attenzione è diminuita per praticare questa assistenza, a cosa si riferisce con assistenza? Per cui, se Benedetto XVI dice nella Declaratio che per governare la Chiesa occorre il vigore, ma che il vigore è diminuito per esercitare questo servizio, cosa intenderà con la parola servizio? Esatto! Poi, chiaramente, Benedetto XVI è un papa. Deve scrivere un documento della Chiesa Cattolica, per cui l'ha scritto in maniera burocratica
e ha aggiunto anche l'argomento dell'influenza del frenetico mondo di oggi sulla vita della fede. E la frase risultante è la seguente. Tuttavia, questo tuttavia si riferisce alla frase precedente, in cui ha spiegato tutte le attività dell'esercizio del munus, ma questo è il prossimo video. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore, sia del corpo sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me, è diminuito, in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Dunque, secondo Benedetto XVI, il ministerium di un papa è il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. L'abbiamo capito. Fermi un attimo coi ragionamenti. Prima di tutto, rendiamoci conto che abbiamo appena letto per bene la Declaratio. Abbiamo capito con certezza il pensiero di Benedetto XVI, perciò siamo più intelligenti di Andrea di Napoli, Geraldina Boni e di tutto il libro Nient'altro che la verità. Abbiamo appena letto il vocabolario di Benedetto XVI. Questa è la Grundnorm per un cattolico. A questo punto, capito con certezza assoluta cosa Benedetto XVI intende per ministerium del Papa, una persona può domandarsi: ma se Benedetto XVI ha rinunciato a governare la Chiesa, allora ha rinunciato al papato? Ma se questa persona avesse letto prima le due frasette appena precedenti, questa domanda non gli sarebbe potuta venire in mente, perché in quelle due frasette Benedetto XVI ha parlato due volte del munus, non col significato di possesso del munus, ma solo col significato di esercizio del munus, ossia le quattro attività del papato. Benedetto XVI ha sempre messo in discussione l'esercizio del munus, mai il possesso del munus. Lo rileggeremo nel prossimo video. Conclusione del video. Per Andrea di Napoli, la Grundnorm non è la Declaratio, ma il vocabolario Castiglioni-Mariotti. Allo stesso modo, la professoressa di diritto Boni non studia Benedetto XVI nella Declaratio, ma preferisce studiare il cardinale Peter Erdős, il monsignor Juan Ignacio Arrieta e la personale comprensione del diritto divino. Infine, anche Gaswein e Gaeta, nel loro libro, non aiutano a leggere il ministerium della Declaratio, ma presentano la loro ricostruzione psicologica dei pensieri teologici di Benedetto XVI. La loro. Invece io vado sul sicuro. Io vado dietro a Benedetto XVI e Gesù mi dirà: bravo, servo buono e fedele. E poi entrerò a casa sua. Buona Declaratio a tutti!